Secondo le statistiche, gli italiani non sono esattamente dei campioni nelle lingue straniere. Un italiano su tre dichiara di non parlarne nessuna, ma questo vuole anche dire che gli altri due ne parlano almeno una. Allora oggi facciamo un quiz, chiediamo agli italiani se sanno riconoscere queste lingue straniere. Allora, le regole sono molto semplici. Io parlo delle lingue e voi dovete indovinarle. Come siamo messi a lingua? 2, cacciala. 5. Perfetto. Allora, ragazzi, il gioco è semplice. Dovete provare a indovinare le lingue che parlerò. Ok? Ok. Non ce la posso fare, ma vai, vai. Come siete messi con le lingue? No, abbastanza bene, con l'inglese soprattutto. Come sei messo con le lingue? Malissimo. Peggio del peggio, hai trovato. Come sei messo con le lingue? Credo bene. Che lingue parli? Inglese, italiano e basta, però vabbè, un po' di spagnolo così. Come sei messo con le lingue? Così e così. Non è che nelle cuffie c'hai il No, suggeritore? no, no, assolutamente, niente. The first language should be very easy to recognize. It's the most spoken language in the world and it's also the most studied in Italy. Sei bravissima, questo è inglese. È inglese. Ci siamo. Vabbè, l'inglese. Ok, questo è inglese. English. Inglese. 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 Come l'hai riconosciuto? Vabbè, l'inglese non puoi non saperlo almeno un minimo. La prochaine langue, c'est une langue très populaire aussi, et je pense que c'est très facile à deviner. È francese. 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 Vedi che sei brava? Ho fatto linguistico, non lo dovevo dire questo. No, francese. 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 Anche questa è molto facile da riconoscere, no? Aquesta lengua può essere un'amica menos conaguda che las altras. Questo è portoghese. No? Brasiliano. No? No, cazzo. Portoghese. No? Portoghese. Non è il portoghese, ma ci sei andato vicino. Ok. Non è spagnolo questo. Non è spagnolo. Non è neanche portoghese. Portoghese. No? Sembra tipo portoghese questo, sembra. As parla a una ragione da Spagna, però non è spagnolo. È spagnolo. Non è spagnolo. Non è spagnolo, non è portoghese, ma si parla in una regione della Spagna. E parla in una città molto unica, che si chiama Barcelona. Ah, una regione della Spagna, catalano? Ah, è vero, è il catalano. È vero, sì. Però l'avete riconosciuta solo perché ho detto Barcellona, giusto? Sì, devo essere sincera, sì. Catalano. Brava. Catalana, no, la potevo azzeccare. Non la sapevo, non è nelle mie corde. Brava, come ci sei arrivata? Se non è spagnolo, ci sono molto vicino, è catalano. Geograficamente ci sei arrivati. Esattamente, esatto. Basta, finiamola qui, ho fatto bella 3 su 3 per adesso, benissimo. Sappiamo del catalano, però non facciamo purtroppo la distinzione reale tra spagnolo, catalano. Questo è difficile, è messa lì proprio per confondere gli intervistati. Non avete mai sentito parlare del catalano? Cosa sapete del catalano? Non sono mai stata a Barcellona, non studio lingue, E quindi io non ti lo sto so. per dire una cosa terribile, io ci ho vissuto, però tantissimo tempo fa e in realtà ho parlato sempre castigliano, quindi un po' giustificata mi sento. Questa tal è molto facile per te parlare e te Tedesco? Non sei tedesco? Sembrerebbe tedesco, però. Vabbè, tedesco. No? No, ragazzi. È simile, ci sei vicino, ma non è il tedesco. It is the official tongue from inland in West Europa. Centro-Ovest Europa, vicino alla Germania. Non ne ho la più pallida idea. No, 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 mi arrendo, mi arrendo. In van der Berühmtesten Städten in Deutschland is Amsterdam. Credi che continuando a parlarlo mi verrà in mente? In van der Berühmtesten Städten in Deutschland is Amsterdam. È olandese. È olandese, sì. Ma ci siamo pure andati, che figura. È la nostra città del cuore, pensa un po' come stiamo. Olandese? Chi l'ha Beh, è capito? Amsterdam. Perché ha detto Amsterdam? Ah, olandese. L'ha riconosciuta perché? Amsterdam. Ah, Olanda, olandese. Ah, l'olandese. Ok, no, non ci sarei mai arrivata.
Olandese. Vabbè, anche qui però aiutatissime. Altrimenti l'avete scambiato per tedesco, come mai? Per la cadenza io. Sì, ha molte cose simili in realtà. Cioè, mi sembrava comunque... misto tra inglese e però con tipo gli accenti più tedeschi. Infatti più o meno è quello che è l'olandese. Adesso gli olandesi si arrabbiano, però sì, è abbastanza a metà strada tra l'inglese e il tedesco. Allora? State giocando anche voi? Come ve la state cavando? E con l'italiano come va? Se volete diventare dei veri campioni di italiano, dovete diventare membri della comunità di Easy Italian. Infatti i membri della comunità hanno accesso a contenuti extra come il video senza sottotitoli, l'audio lento, gli esercizi e tanto altro. Ma c'è anche il podcast con me e con Matteo. In questo caso gli extra sono la trascrizione integrale, la traduzione multilingue ed il vocab helper con le parole più importanti o più difficili minuto per minuto a schermo. Quindi non aspettate altro tempo, diventate membri della comunità di Easy Italian seguendo il link in descrizione. Agora vou falar outro idioma, um idioma que se fala na Europa, mas também no sul, na América do Sul, especialmente em um país muito grande da América do Sul, onde todo mundo joga futebol e ama futebol. Brasiliano. Tipo brasiliano. Perfeito. E que língua se fala em Brasília? Português, questo. Questo é português. Per forza il português. Per forza português, bravo. È proprio português. Sì, ma questo è il portoghese. Come mai lo hai riconosciuto? Vabbè, io l'ho sentito parlare nei miei viaggi perché sono stata un po' di volte in Portogallo. Perciò sono stata in Portogallo, quindi me lo ricordavo poi i video su internet. Come l'hai riconosciuto il portoghese? Perché i portoghesi hanno sta parlando un po' così, parlano così. È perché ho visto una serie TV dove c'erano i sottotitoli e parlava così. Come me. Il 3% si chiamava ed era tutta in portoghese. Come mai hai riconosciuto subito il portoghese? Perché ho un amico che è fissato con il portoghese, ma è più napoletano di un Ciro Esposito per antonomasia e parla spesso portoghese. Perfetto. Quel mau, wow. Appunto sentendo parlare magari qualche calciatore, un po' l'accento, mi ha ricordato qualcosa, sì. Le interviste dei giocatori. Le interviste, sì. Nu ska jag prata ett språk. Som inte är svårt att lära sig, men det finns inte många människor som lär sig svenska. Questo è tedesco, dimmi che è tedesco. Non è tedesco. Questa è complicata, questa proprio no. lo devo risentire, non mi è... Nu ska jag prata ett språk som inte är svårt att lära sig, men det är inte många människor som lär sig svenska. Difficile questa. Stessa famiglia del tedesco e dell'olandese, ma fa ancora più freddo. Mica russo. No. Non è russo. Dall'est, qualche lingua... E invece non siamo nell'est dell'Europa, siamo nel nord. Detta språk talas i Sverige, in Stockholm. Non guardarmi come se fosse una cosa semplice. Non ho la più pallina. Alla fine ti do sempre un indizio dicendoti dove si parla. Lo dici però. Però... In Sverige, in Stoccolma. Stoccolma hai detto? Ok, Svezia, svedese. Svenska, talar perfect engelska. Svedese. Bravo. Forse qualcosa più svedese. Svedese. Brava, è svedese. Come mai sei riuscita a riconoscerlo? Sei ferrata nelle lingue germaniche. Perché vedevo una serie norvegese e me la ricordava molto. Sono abbastanza simili come lingue, quindi molto bene. Brava, è svedese, è proprio lo svedese. El próximo idioma creo que va a ser el más fácil que se pueda aprender o que se pueda reconocer. Español. Claro que sí, español. 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 ¿Has hecho mal el examen? Español. No, es castellano. Pues es lo español, perfecto. Più facile, ¿no? Per gli italiani. Molto più facile, molto più facile. Molto facile, ¿no? Questo. Spagnolo sì. No, ho fatto il linguistico, quindi mi piace molto, è una lingua stupenda. È anche la più semplice per gli italiani, no? Assolutamente sì. Η γλώσσα που μιλάω τώρα είναι μια ιστορική γλώσσα. Στα Ιταλικά υπάρχουν πολλές λέξεις που έρχονται από αυτή την γλώσσα. Είναι sempre una lingua europea questa. Sì, è una lingua europea. Sempre zona Spagna? No, dall'altro lato del Mediterraneo. Latino? No. Stinellada. Stinellada. Stinazina.
milluna di glossa. Qua zero proprio. Italì pigliano un panda di acopes saftiti ancora. Stinellata. Tu come fai a sapere tutte queste lingue? Cioè, la vera domanda è questa. Come è possibile? Sta italica e parco un po' les, lexis, a po' aftiti glossa, a po' ellenica. Greco, greco. È greco? Sei mai stato in Grecia? Tutti gli anni. Come mai hai riconosciuto il greco? Siamo stati a Mykonos l'anno scorso in crociera e dei suoni li avevo colti. Ci sono rimasti questi suoni? Sì. Ecco. Brava. E questa da cosa l'hai riconosciuta? Non lo so. No, perché sono stata in Grecia. Okay. Non lo so, mi ricordava un po' i nomi dei locali, come venivano presentati, poi tipo, non lo so, come dicevano i nomi di alcune isole quando andavamo a fare le gite, quindi mi ha ricordato quel suono. Muare si para polina fao giros. Pita. No. Usaka. No, greco. Pita, ho capito. Jetzt spreche ich eine Sprache, die sehr faszinierend ist, aber auch sehr schwierig. Norvegese, quella lingua là, quella zona là. È una lingua germanica, ma non è il norvegese, molto più famosa e popolare. Questo è tedesco. Questo è tedesco, sì. Viele Italiener lieben diese Sprache nicht und denken, dass die Aussprache zu stark, zu schwierig ist. Ti prego, è tedesco. Questo sì, è tedesco, finalmente. Svedese, no, neanche. Abbiamo già fatta quella? Tedesco, ok. Da cosa l'hai riconosciuta? Dalla rabbia con cui l'hai. Wir sind in Deutschland. Però... Die Sprache ist Deutsch. È tedesco questo. Questo è tedesco. Non l'avevo già detto tedesco? No. Forse prima, l'hai detta quando era svedese. Tedesco? Da cosa l'ha riconosciuta? Forse un po' la pronuncia dell'H finale, non lo so, un po' le lettere forti forse nella pronuncia. È stata spesso a Bolzano negli ultimi anni, quindi sì, a volte l'ho sentito più parlare, però mai stata in Germania, quindi non lo mai so. Mai stata in Germania. Ima, nihongo anashimashou ka? Nihongo wa hontou ni mutsukashii desu yo. Cinese, giapponese. Cinese? No. Giapponese. Giapponese. Questo è giapponese. Brava! Questo è giapponese. Giapponese. Questa da cosa la capisci? Dai, tipo i trailer dei parlano così, quindi a sensazione ho detto giapponese. Come l'hai riconosciuto? Ti sei tuffata, ti sei buttata. Sì, tra sì, coreano, giapponese, sì, però c'è familiare come suono. Ima Nihongo, anashimashou ka? Giapponese, subito. Nihongo. Dalla mattina alla sera. Scusate. Lui ormai. Quindi lo riconosci perché vedi gli anime in lingua originale con i sottotitoli? Sì. Perché guardo molte serie in giapponese. No, perché ho un'amica che è appassionata della cultura pop del Giappone, legge molti manga, non personalmente, ma me ne parla spesso, quindi avendola sentita parlare, l'ho riconosciuta. Senza wo suo yi dian zhongwen. Zhongwen hen nan, wo de zhongwen bu hao. Questo è sempre asiatico, come dire. Sempre asiatica. Coreano? No. Cinese? Direi cinese a questo punto. Per esclusione, direi. Cinese? Prima abbiamo detto giapponese, quindi cinese. Come l'hai riconosciuta questa? Se non era giapponese, era cinese. Se non è giapponese, è cinese. Cinese. Bene. Come mai hai riconosciuto subito perché il cinese? Amiamo il cibo cinese, e quindi spesso andiamo al ristorante cinese, ma dagli anni proprio 90-80, io ero bambina, il primo cinese a Napoli ci mangiai io con le bacchette che ero piccola. Complimenti. Senza, io suo un po' zhongwen. Parli il cinese. Parlo il cinese. Fantastico. Questo non me la devi spiegare. Come mai hai imparato il cinese? L'ho studiato all'università, sono stata a Shanghai, ho vissuto un pochino lì e poi eccomi qua. Adesso ve lo parlo. Ben fatto. A come preus forbesk o limba forte interessante? Russo o polacco? Né russo né polacco, è in realtà una lingua latina. È una limba latina dar cu influenze slave. Quindi è un paese slavo questo. Sì e no, non è il russo.
può essere. Non è neanche l'ucraino. Ok, qui siamo est. Scusami. Acum vreau să vorbesc o limba foarte interesantă, pentru că este o limba latină, dar cu influențe din limbile slave. Polacco? No. Ok. Hai capito qualcosa di quello che ho detto? Sì, lingua latina con influenza slava. Una lingua latina con influenze slave? Uh-huh. E qual è? Dove si parla una lingua latina nell'est dell'Europa? Nell'est Europa, ragazzi, questo è difficile. Sì, è una cosa tra moldavo. Siamo serbo. Non è serbo. In Moldavia si parla questa lingua. Però, insomma, si parla anche in un altro paese più popoloso della Moldavia. Este limba care se vorbește in București. Ok. In Bulgaria? Okay. No, in... Oddio, che figuraccia! Ok, Bucarest. Quindi? Quindi... è il rumeno. Rumeno? È il rumeno. Ah, ok, rumeno. È il rumeno. È il rumeno. Язык, на котором я сейчас говорю, это язык самой большой страны в мире. Questo è polacco, tipo... Vicino, ma non è il polacco. Questa l'ho sentita. Repubblica Ceca, ceco. No, ma è una lingua slava. Ma è più grande, più parlata. Più parlata? Я не могу сказать, что я хочу жить там, потому что очень холодно. È svedese. Fa sempre molto freddo, ma non è svedese, è una lingua slavica. Zero, zero. На этом языке говорят в Москве и в Санкт-Петербурге. Vabbè, ok, russo. Però non l'avevo proprio riconosciuta, sinceramente, zero. В Москве, в Санкт-Петербурге, в России. Ah, russo. Ok. No. Vicino, ma non è il polacco, stessa famiglia, ma non è né polacco né ucraino. Questo è russo. Questo è russo. Ah, brava! Io l'ho riconosciuto perché ho delle colleghe amiche russe e ogni tanto quando parlano tra di loro questi sono i suoni. Sì, si riconosce, ma tu sai i fonemi, sì, i fonemi sono tipici di quelle zone lì. Cioè, ho identificato subito la zona, poi era complicato entrare un attimino non conoscendo le differenze. Sono molto simili tra di loro, è vero. Sottili, quindi sì. Dalla durezza delle parole. Perché lo riconosci? Sembra più una minaccia che una parlata semplice. Quindi il tono, no, guarda, non saprei dirti da cosa, però è come se il suono ti facesse venire in mente qualcosa che hai sentito, un film, un accento, e quindi poi viene fuori, non ti saprei dire come. Russo. Bravo. Come mai hai riconosciuto subito il russo? È un po' la pronuncia, secondo me, caratteristica russa, appunto. Ma al massimo la puoi confondere solo con la lingua ucraina? Siamo lì, credo, non lo so. Allora, com'è andata? Quante lingue avete riconosciuto? Fatecelo sapere nei commenti in basso. Viva le lingue, viva l'italiano!